e già ne mangiamo alla fonda una nuvola, e già ne mangiamo alla fonda una nuvola. Gli stanno tre figliole, gli stanno tre figliole, nubre andre. De gente alla più bella, alla più bella si te ne vuoi venire. No, non posso venire, no, non posso venire, ma sciarra mamma. Bentrovati con Indovina chi viene a pranzo, la rubrica di Controsenso Classificato di Lucania TV. Oggi siamo all'Art Restro Antipotenza, il nostro gradito ospite è Nicola Fiore. Buongiorno Nicola. Buongiorno. Presidente del Teatro Minimo di Basilicata. Allora, spieghiamo subito brevemente a chi ci segue cos'è il Teatro Minimo di Basilicata. Il Teatro Minimo di Basilicata è un teatro amatoriale, nato circa 20 anni fa, per volontà dell'attuale direttore artistico Dino Becagli, e con un gruppo di sognatori. Teatro amatoriale. Sognatori. Sognatori, ecco, sì, questo sarebbe bello prendere. Che hanno continuato, nonostante tutto, a mettere in scena opere che sono soprattutto collegate al territorio. Quindi le nostre radici. Alle nostre radici, sì, sì, sì. Nicola, tu, diamoci del tu, ci conosciamo, sì. Quindi nella vita hai fatto altro di lavoro, perché eri dipendente Enel, sì. Sei stato nel sindacato degli elettricisti, sì, per tanti anni, nella CISL, sì. Però... questo non è scollegato al discorso artistico, perché in qualche modo occuparti di cose tecniche ti ha portato poi a passare sul ramo artistico. Diciamo che io ho iniziato ancora prima dell'Enel, perché cantavo e suonavo in chiesa. Noi nel 69 abbiamo primi a Potenza, nella chiesa di San Michele con padre Pellegrino, l'esperienza della messa dei giovani cantata con le chitarre. Fu un'esperienza unica, originale, importantissima. Che poi è diventata prassi comune, ma stiamo parlando dell'allunaggio, quindi del 1969. Dopo luglio l'allunaggio, noi a settembre iniziamo questa esperienza in San Michele e dovemmo superare non poche difficoltà per far comprendere agli stessi frati di San Michele che quella era una operazione destinata comunque al successo. E a coinvolgere i giovani che sono il filo conduttore di tutte le cose che hanno interessato la mia vita e i miei impegni, diciamo, no? Compreso questo del teatro, perché io ormai ho una certa età, ci arrivo anche tardi a questa esperienza, no? Però ho l'impressione che mal si comprenda come il teatro possa essere uno strumento formidabile per i ragazzi, per i giovani. Stai entrando già nel vivo della discussione, ancora rimaniamo un attimo sulla, sì, sulle premesse. Dicevamo, tu elettricista, però poi hai avuto modo di lavorare nella TV locale, a BRT, come cameraman, ero vice direttore. Cioè io affiancavo Alfredo Tramutoli, un'altra delle grandi personalità culturali della nostra città, e anche lì abbiamo fatto grandissime esperienze, quindi... Siamo partiti da un'esperienza sociale nella chiesa, con un'esperienza sociale nella televisione, un'esperienza sociale nel sindacato, un'esperienza sociale adesso cerchiamo di realizzarla anche con questo teatro amatoriale. In TV cantavi? In TV cantavo, sì, perché mi è sempre stato riconosciuto questa capacità di cantare. Ovviamente già... cantautori vicini al mio libro di voce, De André, questo qua soprattutto, sì. E poi sei stato anche un ottimo interprete di Pietro Basentini, ma ci arriviamo. Sì. Avevi già anticipato il discorso che il valore del teatro non sempre viene capito. Ciò ti ha spinto qualche giorno fa a pubblicare e mandare ai giornali una lettera aperta. Perché dopo 20 anni che esiste il Teatro Minimo di Basilicata
e tu sei presidente da qualche anno, perché hai sentito questa necessità adesso? Ho avvertito questa necessità perché noi siamo in questa vicenda un po' questuanti di attenzione. Abbiamo sempre cercato di rimediare alle difficoltà o burocratiche o di rapporti con le istituzioni, chiedendo non soldi, noi non abbiamo mai chiesto soldi, no, chiedendo attenzione. E questa attenzione in realtà abbiamo visto che nel tempo è venuta scemando. Cioè c'è una dissociazione tra quello che si dice anche da parte delle istituzioni e quello che poi materialmente si fa. Quindi l'avete scritto adesso perché adesso la misura è colma? Perché adesso praticamente abbiamo deciso di rendere nota alla cittadinanza, almeno alla nostra regione, quali sono le difficoltà che incontra chi intende interessarsi di teatro di livello a livello amatoriale. Perché molte volte il teatro amatoriale viene confuso come teatro che si fa per perdere tempo, diciamo, no? E invece no, questo che noi facciamo è un teatro di livello. Addirittura nella lettera hai scritto da circa 20 anni il teatro minimo è costretto a contrastare il malessere causato dall'indifferenza e dalla mancanza di ascolto da parte delle istituzioni. Sì, subito dopo dicevo anche in quella lettera che noi da 20 anni siamo ospiti di benefattori per la nostra sede, noi non abbiamo una sede. Avete chiesto al Comune? Noi abbiamo chiesto in tutti i modi al Comune di Potenza. Noi sappiamo pure che il Comune di Potenza ha contenitori dormienti in disuso. E non vi rispondono? E non ha mai risposto. Hanno sempre detto che stanno facendo un censimento, stanno vedendo di... Però diciamo in altre esperienze di altre città questo problema non solo è stato risolto, ma è stato promosso, la soluzione è stata promossa dalle amministrazioni. Qui invece noto che questa cosa non c'è. Ma anche con quest'ultima amministrazione? Perché anche con quest'ultima amministrazione, anzi quest'ultima amministrazione, perché coincide sostanzialmente con la tua presidenza, con la mia presidenza, abbiamo chiesto a tutti dell'amministrazione, all'assessora, ma anche al sindaco. Il sindaco addirittura non ci ha nemmeno risposto, quindi non so bene come fare. E l'assessore cosa vi ha detto? L'assessore ha detto che stavano predisponendo questo un piano, censimento. Questo censimento, ma insomma, sono locali che sono già nella disponibilità del comune, non è... Si vuoti. Tratta di vuoti, come si dice, dormienti. Voi li cercate a costo zero? Noi, ma anche pagando un canone, noi abbiamo certezza di essere collocati, di avere un punto di riferimento. Noi siamo stati ospiti per 10 anni di Ilario Ungaro, per esempio. Sì. Lì avevamo una sede che... Si chiamava Pentas perché la condividevamo con altre 4 associazioni. E adesso dove siete? Adesso siamo a casa di chi capita, non abbiamo una sede. Era proprio in un generalone, non c'è fuori da l'ufettone, da c'è l'attacco di vitrat, un facezzo fesse nuat. Desse, quando in mezzo allo piette, avesse no combiette, viva l'Italia! Lo spagnolo era stato chiamato dal giovane re Borbone per riconquistare le due Sicilie e subito cercò l'aiuto di Carmine. Faceva troppo lo valoroso, gli facevano non portose, ma lo tempo non l'aveva avuto, gli salarono lo prosotto. Volia serva non regnante, ma è morta da brillante, onoratamente di essere. Carmine di lui non si fidava, infatti entrarono in contrasto per chi doveva comandare e per i promessi rinforzi che non arrivavano mai. Quando mai nu brand ha misa lo trono, nu regnante venne apposta dalla Spagna pa cattarsi la papagna, coraggioso e uomo forte combattia da morte,
saluta a noi. Qui dici nella lettera aperta, costretta, la nostra compagnia viene costretta all'impossibile da istituzioni che non riescono a valutare le gravi ricadute delle loro mancanze sul tessuto associativo e culturale della nostra regione. Quali sono queste ricadute negative? Cioè, allora, cosa potrebbe dare le ricadute negative? Il Teatro Minimo e le altre associazioni? Allora, noi il Teatro Minimo restituisce al territorio tutto quanto dal territorio preleva, in termini di conoscenza, di radice, di approfondimenti, di studio, di elaborazione, di creazione. Noi abbiamo fatto delle opere bellissime, il problema è poterle realizzare, le opere. Cioè, nessuno si rende conto di che cosa c'è prima, di quanto sudore c'è prima di andare in scena, in palcoscenico. Ma come cosa si potrebbe fa dare al territorio, cosa dà Teatro Minimo, oltre ovviamente agli aspetti culturali, cioè avvicina la gente al teatro, alle tradizioni. Quando parlo delle istituzioni, sì, io non intendo riferirmi esclusivamente al comune di Potenza, tutte le istituzioni, comprese quelle scolastiche. Le immagini, noi abbiamo preparato, immagina tu, abbiamo preparato il Cantico delle Creature qualche, sì, anno fa, proprio sulla salvaguardia del nostro pianeta. L'abbiamo proposta a tutte le scuole, abbiamo proposto anche all'ufficio scolastico regionale, l'ex provveditorato agli studi, no? E chiedevamo un contributo al ragazzo intorno ai 3-5 euro. Loro per questa ragione non hanno potuto sostenere la nostra iniziativa, perché loro possono sostenere iniziative solo che sono completamente gratuite. Allora, si immagini in che condizione noi dobbiamo operare, no? Per rendere questo le scuole. Ma c'è un altro fatto che riguarda le scuole che mi ha particolarmente impressionato in quest'ultima vicenda di Talleraio, cioè la vita di Dante. Sì. Noi l'abbiamo proposta, anche questo l'abbiamo proposta a quasi tutti gli istituti superiori. Beh, io devo dire francamente, nell'ambito delle celebrazioni dantesche, sì, ovviamente, che abbiamo ritardato di un anno per via della pandemia, le abbiamo fatte a giugno e adesso anche il 18 di novembre. L'Istituto Tecnico Superiore Einstein, diciamo un istituto tecnico, dove non ci sarebbe apparentemente attinenza con la figura di Dante, ha aderito all'iniziativa mandando tutti i ragazzi, tutti gli alunni, tutti gli studenti. Il liceo classico di Potenza, che invece sembrerebbe, no, non ne ha mandato nessuno, non c'è nessuno. Quindi la difficoltà è proprio far trasferire. Ora si può dire non siete stati abili nel propagandare questa cosa, l'abbiamo fatta allo stesso modo con l'uno e con l'altro. Il liceo scientifico ha mandato due classi, tre classi. Il liceo, l'altro liceo scientifico di Potenza, nemmeno una. Quindi diciamo, ci sono queste cose, e questo un po' fa venir meno la passione, no? Perché noi sappiamo che i ragazzi, anche perché il Teatro Minimo, diciamo, ha scoperto diversi talenti di tutte le età, che adesso fanno teatro, che lavorano con noi o che possono lavorare per fatica, o che facevano già teatro, ha messo insieme altre risorse, no? Ma ci sono opere bellissime che sono state fatte, addirittura alcune premiate dal Presidente della Repubblica, come Il treno dell'oblio sulla grande tragedia di Balbano, della quale non si è interessato. Uno degli spettacoli che avete fatto era quello sulle Brigantesse. Le Brigantesse, quella era una commedia musicale. Una commedia, diciamo, musicale, contenevano delle canzoni che tu hai cantato. Io ho cantato perché erano di Pietro Basentini, sì. Ecco, Pietro Basentini, tu sai che io mi sono occupato di Michele di Potenza e lì, insomma, ho affrontato il problema di un personaggio importante, però poco celebrato anche e soprattutto dalle istituzioni. Credi che si possa dire la stessa cosa per Pietro Basentini? Purtroppo non c'è assonanza. Io ho sempre sostenuto che chi ha una disabilità, diciamo, ha una sensibilità superiore a chi questa disabilità non ce l'ha.
purtroppo bisogna provare le cose per capire quante difficoltà poi ci sono nell'essere costretti a superarle. Noi abbiamo scelto questa etichetta del teatro amatoriale proprio perché vogliamo divulgare la cultura, ma vogliamo anche divulgarla ai giovani, soprattutto ai ragazzi, vogliamo coinvolgerli. Se le scuole non aprono le loro porte, allora è impossibile che questo si possa fare. Immagini che a Tale da Io dell'Istituto Superiore Einstein sono venuti diversi ragazzi che non erano mai entrati in un teatro. Quindi non avevano proprio cultura di ascolto del teatro. Senti, invece, come cittadino di Potenza, allora la domanda che faccio a tutti gli intervistati è: se potessi prendere sotto braccio il sindaco di Potenza a livello confidenziale, del teatro abbiamo parlato, per quanto riguarda tutto il resto, cosa gli diresti? Direi che sediamoci intorno a un tavolo e lavoriamo intorno ad un progetto. Nessuno di noi è portatore di verità assolute. Lavoriamo intorno ad un progetto, lo elaboriamo e noi mettiamo i nostri talenti. Cioè ciascuno in questa parte del mondo, soprattutto in questa parte del mondo, che è la Basilicata, che è Potenza, deve fare la sua parte. È chiamata a fare la sua parte, senza ricette preconfezionate. Noi sappiamo quali sono i talenti di cui disponiamo. Se riusciamo a fare qualcosa insieme, probabilmente arriviamo anche a dei grandi obiettivi. Che zona di Potenza abiti? Io abito a Poggio Trecalli. Cioè, perché ti chiedo questo perché, occupandomi di cultura, sapete che c'è il problema del centro storico a Potenza, che si dice stia morendo. Sei d'accordo? Sono d'accordissimo. Ti sei fatto un'idea del perché e quale potrebbe essere la soluzione? La soluzione è dare vita a quegli angoli del centro storico che sono morti. Tipo? Tipo i vicoletti che c'erano lì. Insediare sostanzialmente queste attività. Queste associazioni. Sì, tieni conto che il centro storico è molto frequentato dai ragazzi, dai giovani. Certo. In alcune ore della troppo. Troppo. Si tratta di deviare, cioè come i ragazzi che andavano davanti le chiese, non entravano in chiesa, diciamo, no? Tutto si svolgeva, l'opera di socializzazione era tutta fuori dalla chiesa. Ora se le chiese aprissero le loro porte, quei ragazzi potrebbero entrare. E una volta entrate, poi il risultato non si capisce bene quale può essere. Il centro storico muore perché non c'è una strategia, non c'è una visione dell'utilizzazione del centro storico, ma ne avrebbero vantaggio i commercianti, ne avrebbe vantaggio tutti. Senti, una domanda, tu sei il padre di Rocco Fiore, sì, che è stato a The Voice. Sì. Hai dato un qualche consiglio a tuo figlio? Di andare via da Potenza. Consiglio che io ho dato perché a malincuore, però diciamo Potenza non è nella condizione di valutare i talenti di cui dispone, questa è un'opera che potrei fare io che sono pensionato e quindi investo il resto della mia vita a cercare di, ma chi invece su quella cosa deve vivere, campare e anche fare le attività, Potenza non la domanda tormentone, esistono i raccomandati della cultura e dello spettacolo a Potenza, in Basilicata? Devo presumere di sì, io non ho certezza, io so quante difficoltà incontriamo noi ogni volta che ci accingiamo a chiedere, cioè quando si dà un contributo a volte si dice io ti do un contributo massimo di 3.000 euro a patto che tu porti delle pezze giustificative di 6.000 euro, allora io devo tenerli i 6.000 euro per poterlo fare, quindi molte volte noi operiamo, no, in economia assoluta, nel senso che chi ha arte la mette e si fa, quindi non siamo nemmeno molte volte in grado di fare pezze giustificative di determinate, quindi noi non riusciamo ad avere nemmeno contributi. Ma quindi non li chiedete o li chiedete e non ve li danno? No, ma non li chiediamo. Non li chiediamo. Il problema è che se il comune, la regione promuovesse dei festival, per esempio, del teatro e poi desse un contributo all'opera che ritiene migliore, già sarebbe diverso. Già sarebbe diverso. Abbiamo detto tante cose, siamo già in conclusione. Il libro, il film e la canzone che ti rappresenta. Allora, la canzone che mi rappresenta è di De André. Sì, immaginavo. Via del Campo. Il libro invece
Adesso il libro che mi rappresenta è un libro di Caro Figlio, che si intitola con parole precise, perché vorrei che d'ora in avanti ci fosse veramente assonanza tra un pensiero, una parola e ciò che si scrive, perché tutti siano coerenti nel mantenere e giustificare quello che si dice, perché quello, le promesse, che si promette. Quello che si promette, questo è che purtroppo noi abbiamo, si promette ma non si mantiene, quindi questo. Per quanto riguarda la canzone invece, ecco, perché vive in quell'angolo di Genova, in Via del Campo. E il film? E il film sicuramente Dante, che ho visto poco tempo fa. L'ultimo Dante con Castellitto. Ma perché mi ha colpito? Perché Castellitto diceva, nel raccontarlo, nel promo del film, diceva che Dante è talmente grande, talmente profondo, che nessuno può rappresentare Dante. Possono raccontarlo solo o chi gli è stato vicino o chi l'ha studiato. Certo. Bene, io ho fatto una parte in questo Tal era io, che era quello di Boccaccio, cioè di raccontare Dante. Spero di essere riuscito anche tra l'altro questo film ha le musiche fatte da un lucano. Da un lucano? L'ultimissima domanda, fra 100 anni scoprono una targa nella sede finalmente, spero che non ci vogliono 100 anni, del Teatro Minimo di Basilicata, una targa a tuo nome, cosa ti piacerebbe ci fosse scritto? Che mi sono sempre impegnato, che il teatro è l'ultima parte della mia vita, non è la parte più importante, lo è adesso perché la vivo, però tutto ciò che io ho fatto è stato un dedicarmi a servizio, poter fare qualche cosa. Io vorrei, diciamo, non una targa, no, che chi ricordasse me, la mia persona, mi associasse all'aver fatto qualcosa per più utile per la fine. Grazie Nicola, buon pranzo e buon lavoro. Grazie. Fa luce, si stella, ca fa luce.